E ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati ancora una volta sul canale del vostro amico 7D Coppe. E dai, un saluto speciale a tutti quelli che mi supportano e mi sostengono con tanto interesse ed entusiasmo. Se non sei iscritto al canale, ti invito a iscriverti al canale. Qua, clicca, clicca. Pollicione in alto e partiamo subito. Non dimenticate di attivare la campanella perché video aggiornamento quotidiano, tutti i giorni. Calciomercato, Mondo Roma, top squadre e Serie A. Oggi andremo a vedere ancora una volta questa situazione delle plusvalenze fittizie e su questa procedura che stanno attuando quelli della Guardia di Finanza, una procedura preliminare, ve lo ricordo sempre, e poi andremo a parlare anche della vicenda di Mourinho. State sintonizzati. Allora ragazzi, eccoci tornati oggi. Parte 2 della situazione che abbiamo cominciato a trattare ieri, vi ho parlato di Gravina e di quella situazione grave, grave Gravina, grave Gravina. In pratica cosa è successo? Questa cosa è passata inosservata, molti me l'hanno data addirittura perché io invento le notizie. E la situazione è quella, è bella che questa, ragazzi, perché Gravina è passato a fare il vicepresidente della UEFA e nello stesso giorno sono scattate le indagini per Roma, Lazio e Salernitana, che sono tutte e due distinti, ve l'ho detto pure ieri, perché la Roma è indagata per le plusvalenze fittizie in rapporto con quello che ha fatto la Juventus. E ricordiamo ancora una volta che il presidente Gravina è molto amico e ha stretto contatto con l'ex presidente della Juventus, ovvero Agnelli. Tra l'altro c'è stata anche una cena segreta durante il periodo di novembre-dicembre, quella situazione là. E poi le parole che ha detto anche Gravina durante, proprio virgolettato, parole sue, ha detto Gravina: il calcio non può fare a meno della Juventus. Queste sono le parole che ha detto Gravina. E qui mi voglio andare a soffermare ancora una volta, perché il signor Gravina è vero che è presidente della FIGC, adesso vicepresidente della UEFA, ma questa è la situazione, ragazzi, perché guardate caso, sopra alla Juventus ci stanno Lazio e Roma che stanno dando fastidio. Dopo i punti che hanno tolto, perché non si sa se glieli ridanno alla Juventus, se glieli ridanno va esattamente al secondo posto. Quindi questo che vuol dire, ragazzi? O in un modo tramite queste indagini che sono cominciate adesso, quindi sono indagini preliminari, o nell'altro, se dovessero ridare i punti alla Juventus, la Juventus cadrà sempre in piedi. Per quanto riguarda invece il Napoli, ragazzi, lo stesso Gravina ha chiesto alla procura là in Francia le carte per Osimhen. Vedremo se poi sarà un buco nell'acqua, poi ci sarà veramente questa situazione, perché già la Guardia di Finanza napoletana già si è mossa e stanno indagando anche su questa vicenda di Osimhen. Io credo che ci sarà un buco nell'acqua per quanto riguarda il Napoli, però una plusvalenza là c'è stata, ragazzi, questo non lo possiamo negare, perché mo tramite hanno comprato questo giocatore, hanno comprato Osimhen, insomma, e Osimhen sta facendo la differenza in Serie A, in Champions League. I quattro ragazzini che hanno messo sul tavolo per fare questa trattativa sono scomparsi, non si sa dove giocano, non si sa dove stanno e che valore gli hanno dato a quelli della Primavera per avere Osimhen. Quindi Gravina vuole vederci bene anche da questo punto di vista. E io voglio andarvi a dire ancora una volta, ragazzi, che attenzione, perché queste sono indagini preliminari, ancora non c'è niente. Io ho visto già gente che dice che la Roma deve andare, andrà in Serie B, che la Lazio non si sa che fine fa. Ci sono due cose distinte che dobbiamo andare a vedere. La Roma c'è un'indagine preliminare sul filone delle plusvalenze fittizie per quanto riguarda la Juventus. Invece, per quanto riguarda la Lazio, c'è semplicemente questa cosa qua, che poi si tratta anche sempre di un'indagine preliminare, in quanto Lotito era presidente dei due club, Lazio e Salernitana, e non poteva assolutamente far iscrivere la Lazio, scusate, la Salernitana in Serie A, a meno che non cambiasse il presidente. Poi vi ricordate tutta quella storia, c'è stata tutta quella vicenda, poi là vedremo come andrà a finire, ragazzi. Comunque sia, vi ricordo che è un'indagine preliminare, ancora non c'è niente, metteranno agli atti, ma tanto faranno un buco nell'acqua sicuro, perché, come vi avevo anticipato ieri, non hanno le intercettazioni, cosa che invece c'erano alla Juventus. E dico c'erano, ragazzi, perché c'erano? Perché sono state inzabbiate, non si trovano più né intercettazioni fatte nella Juventus dove si parlava
si parlava proprio papale delle plusvalenze dell'accordo che c'è stato con i giocatori, della compravendita e dei soldi che doveva rientrare la Juventus, sono scomparse, non si trovano, non ci sono più, ragazzi. E vedremo quello che succederà, perché sinceramente, secondo me, la Juventus quest'anno non credo che la manderanno in B. Io ho detto, per quello che ha fatto, la Juventus non è che deve andare in B, la Juventus deve proprio sparire dal campionato, però soltanto che non lo faranno mai, ragazzi, per il motivo che in pratica, se dovessero mandare via sia Juve, Inter e Milan per i diritti televisivi e per le disdette, infatti avete visto già DAZN tutte quelle disdette ci sono state. Ci rimetterebbe tutto il calcio italiano e a loro converrebbe di più mandare via o penalizzare Roma, Lazio o addirittura Napoli, che hanno meno tifosi in Italia per quanto riguarda il rapporto in percentuale, perché il calcio italiano si regge solo su queste tre squadre, ragazzi. Se mancano i diritti televisivi per queste tre squadre, crolla tutto il baraccone. E quindi la situazione è bella che questa. Io penso che alla fine non puniranno nessuno, lasceranno tutto così com'è. È un'indagine che poi avrà i suoi risvolti all'inizio del prossimo anno. Quest'anno sarà così. Non so se ridaranno i punti alla Juventus, questo devo dirvelo, però per come stanno le cose, visto che hanno insabbiato anche le prove, io penso che i punti gliele ridanno. Quindi, come ho detto all'inizio di questo video, punendo sia Roma che Lazio fanno sì che la Juve possa andare avanti, o altrimenti ridanno i punti alla Juve e verranno penalizzate sia Roma che Lazio. Questo ci tenevo a dirlo, ragazzi, soprattutto la Roma, visto che questo è un canale della Roma e mi va di parlare della Roma. E io ci tengo a dire queste cose qua perché è giusto che ve le dica. Poi ognuno è libero di capire ed esprimere il proprio parere e quello che vuole. Queste sono notizie che io ho e mi piace condividerle insieme a voi. Può essere un discorso vero, può essere un discorso non vero, ma questo l'andremo a vedere successivamente cosa accadrà. Quello che so è solamente il fatto che Milan e Inter non sono indagate. Il Milan ha avuto lo stesso presidente nel Lilla e nel Milan nello stesso periodo. Infatti, quando si sono incontrate nello stesso girone d'Europa League, il presidente era esattamente lo stesso. La compravendita che c'è stata tra i giocatori, tra cui Leao e Maignan, almeno questi sono quelli che mi vengono in mente, sono quelli passati dal Lilla al Milan per una cifra veramente spicciola, ragazzi, veramente una cifra irrisoria. E il primo anno il Lille ha vinto la Liga 1 in Francia, il presidente ha lasciato il club e poi il prossimo anno, l'anno successivo, quando ci sono stati questi trasferimenti, quelli del Milan hanno vinto il campionato italiano e il presidente anche qui ha lasciato. Quindi ha fatto prima il primo step con il Lille e poi il secondo step facendo l'amplen con quello del Milan, prima con il Lille e poi col Milan, e poi bello bello se n'è andato e ha lasciato tutto, ragazzi. Adesso vedremo quello che succederà. Per quanto riguarda l'Inter, invece, occhio alla situazione di Lukaku quando è arrivato quest'estate, che rientrava anche nell'affare di Casadei. Nessuno l'ha detto, però la cifra di Lukaku non è che è venuto a gratis all'Inter. In pratica Lukaku è venuto sì in prestito, ma hanno pagato una somma di 20 milioni, guardate caso, esattamente la stessa cifra di Casadei al Chelsea, solo che Lukaku sta giocando in Serie A. E quindi in pratica potrebbe fare anche la differenza. Lasciamo stare quest'anno quello che è successo. Però Lukaku è un giocatore, ragazzi, che è un top player, che possiamo dire. Lasciamo stare quello che è successo, ragazzi. Però quando è arrivato all'Inter, quest'estate era un acquisto top. E invece Casadei è andato al Chelsea, dove si trova, cosa sta facendo? Veniva dalla primavera dell'Inter, non ha mai partecipato in Serie A. Non lo so dove si trova, ragazzi, non so cosa stia facendo. E guardate caso, non hanno potuto fare nemmeno l'acquisto di Dybala. Perché? Perché Dybala non era di nessuno e quindi non andava a loro vantaggio, non tiravano l'acqua nel loro mulino. Dybala era a parametro zero ed era solamente una spesa per loro, perché dovevano pagare sia l'ingaggio, sia i soldi della percentuale al procuratore e sia soprattutto poi non rientravano i soldi di una spesa
extra che avevano fatto. Così invece, facendo la spesa extra di 20 milioni per Lukaku, hanno potuto rientrare quei soldi tramite l'operazione plusvalenzata di Casadei. Qua però nessuno ha indagato. Questo poi lo andremo a vedere, ragazzi. Io vi ripeto, sono solamente procedure che stanno attuando e sono preliminari. Poi vedremo quello che succederà per quanto riguarda la Roma e le altre squadre. Per quanto riguarda queste, Milan, Inter e Juve, che già è stata condannata, poi questo ci sarà per Mourinho, ragazzi. Mi fanno sapere che c'è un interesse dall'Arabia Saudita, però non è stata fatta nessuna offerta. Poi lo vedremo se ci sarà o non ci sarà. Per il Chelsea, no. È smentita, ancora una volta è smentita, perché tutti i video che vi ho fatto prima rimane sempre quello. Però occhio e attenzione al Paris Saint-Germain. Poi sul calciomercato ne andremo a parlare più approfonditamente una volta che si calmerà un po' questa situazione. Se c'è qualche novità io vi tengo sempre aggiornati. Rimanete sintonizzati sul canale 7 de Coppe, pollicione in alto, commentino sotto se il video vi è piaciuto. Iscrizione al canale e attivare la campanella. Un saluto dal vostro amico 7 de Coppe e buona giornata. Ciao a tutti ragazzi e forza Roma. Ciao.